Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento nuovo che si chiama gli stop mentali. Cosa sono gli stop mentali? Pro e contro, per chi sono indicati e come li uso io alla fine del video. Bene, intanto cosa sono gli stop loss mentali? Nel trading online lo stop loss mentale è uno stop loss che viene messo nella nostra testa, ma non sulla macchina, cioè non lo inseriamo nella piattaforma di trading. Quello che facciamo è tenerlo a mente guardando il grafico, guardiamo il grafico, vediamo dove stiamo andando. A un certo punto decidiamo che quello è il nostro livello di stop, ma non inseriamo l'ordine di stop nel mercato. Questo per una serie di motivi che analizzeremo tra un po'. Prima di passare però ad analizzare i pro e contro della tecnica dello stop mentale, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e condividere questi video dove lo ritenete più opportuno, ma soprattutto vi preme chiedervi una cosa: scrivetemi nei commenti se lo state usando. Voi utilizzate lo stop mentale? Se lo utilizzate, come vi trovate e cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Passiamo subito alla fase dei pro e contro. Pro: lo stop mentale è intanto veloce perché lo fissate mentalmente e non avete bisogno neanche di scriverlo, non avete bisogno di inserirlo nella macchina, premere invio, vedere se l'ordine è andato a buon fine, se è dentro, non è dentro, incartarvi con la logica degli ordini stop e gli ordini limit, per chi è trader riconosce queste terminologie sulla piattaforma. Quindi è veloce, istantaneo, immediato, si crea nel vostro cervello. Poi è intuitivo, ragazzi, perché guardando un grafico voi guardate l'andamento del grafico e dite: ok, più o meno lo stop loss corretto è qui. Questo ovviamente chi lo sa fare? Chi ha una buona formazione relativamente all'analisi tecnica, chi ha una buona formazione, quantomeno da un punto di vista grafico, di quelle che sono le basi di analisi tecnica nel trading online. E poi l'ultimo e il più importante di questi vantaggi: fregate gli stop hunter. Chi sono gli stop hunter? Gli stop hunter sono i cacciatori di stop, cioè i market maker, quelli che all'interno di un exchange, ma in generale negli exchange globalizzati, quindi in tutto il mercato, cosa fanno? Fanno una bella cosa: vanno a vedere i livelli, che sono soprattutto livelli di analisi tecnica molto comuni, per esempio i livelli di Fibonacci, oppure i livelli dei minimi e dei massimi di analisi tecnica molto importanti. Vanno a vedere quali sono questi livelli e vanno a spingere il mercato in quella direzione. Sono i cacciatori di stop. Perché vanno a spingere il mercato in quella direzione? Perché lì, ragazzi, ci sono i money. Quindi cosa fanno? Spingono il mercato in maniera manipolatoria molto spesso e con i grossi capitali che loro hanno, lo fanno arrivare in quei precisi punti per toccare quei punti e prendersi tutta la liquidità che c'è lì di chi ha messo lo stop loss. Quindi si prendono tutta questa liquidità, fanno una bella scorpacciata e lo avete visto molto spesso sui mercati se siete già trader. Una volta che sono arrivati lì, hanno rotto magari il livello incriminato, hanno preso tutti gli stop e poi il mercato va nella direzione dove effettivamente doveva andare, magari ritorna indietro. Il cacciatore di stop vi lascia appunto con l'amaro in bocca perché la posizione ve la chiude e poi il mercato va verso la vostra posizione, quindi amarezza, emotività, rabbia e tutto il resto. Perciò lo stop mentale vi aiuta a gestire i cacciatori di stop, perché voi, avendo uno stop in testa, non comunicate al broker, non comunicate all'exchange il vostro livello di stop. Lo stop mentale vi risolve questo problema, un problema importantissimo, ok, ragazzi? Andiamo però a vedere anche i contro, perché i contro non sono pochi e non vanno sottovalutati, altrimenti ci viene la voglia di dire: ok, facciamo solo stop mentali tutto il tempo. E no, non è così. Primo contro: lo stop mentale è emotivamente invasivo, ragazzi, perché lo dovete mettere con le mani, lo dovete mettere nel momento in cui il mercato vi va contro, perché quando il mercato vi va a favore, tutto rose e fiori, tutto ok, non c'è nessun problema, ma quando il mercato vi va contro, a quel punto diventa emotivamente invasivo mettere il ditino e premere stop e chiudere il trade manualmente. Quindi un po' vi porta alla cosiddetta sindrome del trader bloccato, una sindrome che ho trattato anche nel modulo relativamente alla parte emotiva nel mio corso di formazione Start and Master, e che è uno dei grandi problemi del trading, ragazzi, su cui bisogna lavorare molto e contro cui bisogna scontrarsi in maniera chiara e palese e soprattutto vincere.
Secondo contro dello stop mentale. È molto rischioso, ragazzi, perché se portate la posizione overnight, che significa lasciare un trade aperto per più giorni, il mercato delle criptovalute vi può mandare un cigno nero, quindi può fare un cigno nero mentre state dormendo, perché il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore su 24. Differente la situazione nei mercati hold. Però, ragazzi, i mercati hold chiudono, è vero, ma c'è il gap in opening, perché voi dovete considerare sempre che i mercati globali sono aperti sempre 24 su 24, perché mentre chiude il mercato Europa, poi Wall Street continua, chiude Wall Street, apre Asia e quindi i mercati sono a rotazione. Perciò c'è il pericolo del cigno nero. Se non siete davanti al grafico in quel momento e lasciate una posizione aperta per più giorni, rischiate di vedere un loss molto profondo e che il vostro stop loss mentale sia andato a farsi friggere. Terzo e ultimo contro degli stop mentali è un altro contro di natura emotiva. Se si usa lo stop loss mentale, si è un po' spinti a fare una cosa molto brutta, allargare lo stop. Man mano che il mercato vi va contro, succede molto spesso che la nostra mente tende sempre a cercare un modo per non soffrire, e quindi in questo caso, siccome lo stop loss è una sofferenza, noi andremo a dire: vediamo se trovo qualche appiglio che mi fa scendere lo stop loss. Quindi lo voglio scendere piuttosto che assumere la sofferenza di chiudere la posizione in perdita. Io preferisco allargarlo, 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 allargarlo. A questo punto, lo stop loss mentale ha questo contro, cioè vi porta a fare questo errore che è già risaputo essere un errore abbastanza importante. Analizzati i pro e contro, andiamo a cercare di capire per chi è indicato uno stop loss mentale, e soprattutto alla fine del video vi dirò anche io cosa faccio e come lo utilizzo. Allora, lo stop loss mentale è indicato ai trader tecnicamente esperti, oppure, ragazzi, perché no, ai trader che hanno un bel controllo emotivo. Per esempio, le donne, quindi il gentil sesso nell'ambito del trading online, solitamente ha maggiore capacità di controllo emotivo del sesso maschile. Questo per una questione probabilmente di DNA, insomma, poi chiaramente, ragazzi, sono grandi numeri, da soggetto a soggetto cambia, però solitamente le donne sono soggette a un controllo emotivo maggiore, riescono meglio nel trading a fare questo tipo di tecniche, quindi a utilizzare uno stop loss più mentale piuttosto che fisico, perché si attengono ai loro piani e non modificano emotivamente le loro scelte mentre guardano i grafici che si muovono. È anche indicato a chi, per esempio, sa utilizzare molto bene il money management, perché con uno stop loss mentale è importante avere un buon money management, in quanto se c'è qualche problemino, per esempio un cigno nero o ad esempio il mercato vi va contro mentre voi non siete davanti al grafico, a quel punto voi magari riuscite a compensare la posizione perché avete investito soltanto una piccola parte, o ad esempio la posizione era equilibrata con altri titoli decorrelati. Parlo troppo tecnico adesso, però. Ed in ultima analisi, lo stop loss mentale è dedicato a chi ha anche la tecnologia giusta. Impossibile utilizzare uno stop loss mentale se non avete uno smartphone performante, un accesso alla vostra piattaforma da mobile, smart, veloce, con una linea veloce, perché nel momento in cui dovete premere quel famoso bottoncino, ragazzi, per la legge di Murphy succede qualsiasi cosa: incomincia tuoni, lampi, piove, non riuscite a connettervi, ok? Scherzi a parte, ma è una cosa che capita. Quindi dovete avere anche una buona dotazione tecnologica. E siamo arrivati al dunque: cosa faccio io e come scelgo io di applicare lo stop loss mentale? Nelle mie operazioni di trading discrezionale, perché quelle che vengono gestite dalle macchine, trading quantitativo, si fanno in un altro modo, ragazzi, non ne parlo oggi, ma quelle che faccio a livello discrezionale usano due tipi di stop diverso. Io utilizzo uno stop fisso, ragazzi, molto lontano magari dai livelli attuali di prezzo, e che viene applicato questo stop solo nel momento in cui io non riesco ad accedere alla macchina, c'è un problema. E l'altro è uno stop loss mentale. Lo stop loss mentale lo posiziono nella mia testa man mano che il mercato va verso la direzione che io spero, o se mi va contro, so già dove metterlo inizialmente. Badate bene che se il mercato mi va a favore, quello che faccio è spostare lo stop loss mentale, lo trasformo in un trailing stop. Chi di voi non sa cosa sia un trailing stop, nei commenti scrivetelo in questo video, perché magari potrò fare anche un video che parla di questa cosa in maniera specifica. Quindi scrivetemelo nei commenti se volete un video di questo tipo. Ma in questo video vi do un mio consiglio finale, che a questo
punto prende spunto anche da quello che faccio io della mia tecnica. Usate tutti e due le tipologie di stop loss. Usate sia uno stop loss fisso, perché dovete essere protetti ed emotivamente non dovete essere coinvolti nel momento in cui succede qualcosa di eccessivamente volatile, ma poi abituatevi anche ad utilizzare uno stop loss mentale, perché vi aiuta anche a formarvi nel trading e a imparare come si gestiscono le emozioni in questo tipo di attività, e perché no, a come anche poter fregare tra virgolette gli stop hunter. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate, soprattutto alcuni consigli per la community di Trading On, per esempio per chi volesse iniziare a utilizzare gli stop mentali, come li usate, quali sono state le vostre difficoltà e quello che pensate anche della mia tecnica di utilizzo di entrambi gli stop. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!